Ciao a tutti, nuovo video sui prodotti preferiti e scoperte di gennaio. Allora, ho deciso di fare un unico video perché praticamente questo mese i miei preferiti sono anche le mie scoperte, quindi era inutile fare due video e parlarvi degli stessi prodotti, e quindi questo mese sarà così. Allora, ho diversi prodottini, anche nuovi. Partiamo subito dal primo. Volevo mostrarvi e parlarvi di questo bagno schiuma della Vidal. Allora, per chi mi segue sa che io ho un amore per i bagno schiuma e doccia schiuma della Vidal, li ho mostrati praticamente sempre, quasi in tutti i miei video c'è un bagno schiuma della Vidal, perché adoro quello all'argan, quello alla vaniglia nera, mi piacciono praticamente, quello al muschio bianco, mi piacciono tutti. Questo qui è stata una scoperta recentissima, è al vaniglia e lime. Allora, voi sapete che io amo la vaniglia, quindi non potevo non prendere questa profumazione. È una profumazione particolare perché prevale l'odore della vaniglia e quindi ve lo straconsiglio, però c'è quella nota agrumata del lime che lo rende molto particolare. Perché c'è quel la vaniglia che è comunque avvolgente e calda, però poi c'è questa nota di freschezza del lime che rende questa profumazione molto molto piacevole e molto particolare. Vi consiglio di acquistarlo, di provarlo, perché sempre se vi piace la vaniglia, la profumazione di vaniglia, perché è molto molto particolare. Poi io non sto qui a dilungarvi perché sapete che mi piacciono, quindi io sono a favore dei Vidal, quindi straconsigliato. Un altro bagno schiuma non ne ho più, passiamo ai capelli. Una scoperta e preferito di questo mese è questo shampoo qui dell'Alchemilla. Allora, no, per me non è la prima volta che uso i prodotti di Alchemilla, soprattutto gli shampoo, ma è la prima volta che uso questa tipologia di shampoo, cioè quella per capelli deboli e sfibrati al cedro e finocchio. Non ve ne voglio parlare tanto in questo video perché poi vi farò una recensione specifica di questi prodotti. Praticamente questi prodotti qui, questo prodotto qui l'ho trovato all'interno della mystery box che mi è stata inviata dall'azienda Shop Salute, però non ve ne voglio parlare adesso perché proprio dedicherò un video a parte. Però volevo parlarvi di come mi sono trovata con questo shampoo. I shampoo dell'Alchemilla secondo me sono ottimi. Io avevo provato già quello all'arancia e limone per capelli secchi e adesso ho avuto modo di provare questo al cedro e finocchio. Allora, per quanto riguarda la profumazione, è molto fresca e piacevole e fanno un'ottima, anche se sono shampoo bio, fanno un'ottima schiuma, lavano a fondo bene proprio i capelli, li lasciano morbidi, setosi, luminosi, straconsigliati. Forse hanno un prezzo un po' elevato, però ne basta poco e sono 250 ml di prodotto, ve lo straconsiglio. Ve li straconsiglio proprio gli shampoo in generale dell'Alchemilla, straconsigliati. Sempre per i capelli ho scoperto questo spray, lozione trattante spray della Lavera. Questa l'ho trovata, sono riuscita a trovarla tra i prodotti bio che ci sono da OBS. Questo è senza siliconi, per capelli fini e deboli, all'arancia e bio, all'acqua di zagara bio e tè verde. Allora, ha una profumazione molto agrumata, essendo all'arancia, e io lo uso dopo lo shampoo, prima dell'asciugatura. Mi sto trovando benissimo perché ammorbidisce i capelli e li vedo anche abbastanza migliorati, perché con il freddo li vedevo più deboli, più sfibrati, si spezzavano. Io sì, faccio le mie maschere, però ci voleva anche un qualcosa da usare prima dell'asciugatura, e devo dire che questa è stata un'ottima scoperta del mese e ve lo straconsiglio. Non mi ricordo quanto l'ho pagato,
no, non mi ricordo, però è già un bel po' che lo sto usando, mi sta piacendo tantissimo. Poi mi piace anche la profumazione che lascia i capelli belli profumati, agrumati, mi piace. Poi, per quanto riguarda il viso, sto usando questo, già da, siamo quasi a metà, questo detergente per il viso ecobiologico, viso occhi all'aloe vera di Dell'Omia. È la prima volta che uso un detergente viso Dell'Omia e devo dire che non mi sta dispiacendo assolutamente. Fa una bella schiuma, lava bene il viso, lo idrata, non, dopo aver sciacquato la pelle non mi tira, quindi vuol dire che è anche idratante e mi piace. Poi semmai ve ne parlerò anche più avanti, per il momento è un mesetto che lo sto usando e mi trovo bene, quindi vi straconsiglio anche questo. Poi ha un prezzo basso, quindi si può acquistare. Poi un'altra scoperta, che anche questa non mi dilungo, è questa crema per il viso idratante fiori d'arancia della Maternatura. Anche questa faceva parte della mystery box che mi è arrivata da Shop Salute. Una crema che secondo me è ottima, leggera, per il mio tipo di pelle, che è una pelle secca. Mi piace tanto e ve la straconsiglio. Poi ve ne parlerò nel dettaglio più avanti. Poi, per quanto riguarda il make-up, non mi dilungo tanto perché già ve le ho mostrate, stramostrate in altri video. Le mie preferite di questo mese sono queste tre matite qui della Essence, quelle automatiche. In particolar modo la numero 4 Peach Beauty, la numero 3 Yummy Berry e la numero 6 la A Girl's Dream, che praticamente sono quelle che uso tutti i giorni per andare a lavorare o per la sera quando esco. E sto adorando questo rossetto qui, sempre di Essence, questo bel color, è un nude tendente leggermente al... c'ha qualche tono di viola all'interno, leggermente lucido, mi sta piacendo tanto, ed è il numero... 6 Barelli Dare, mi piace tantissimo. Poi sapete che ho un adoro questo, sia le matite che i rossetti di Essence, quindi ve ne ho già parlato, continuo a parlarvene, ma veramente le matite sono di ottima qualità secondo me. Poi, per quanto riguarda le unghie, sto adorando sempre di Essence questi smalti gel, in particolar modo queste due colorazioni. Una è quella che indosso adesso, che è praticamente questo rosa tenue, spero si veda, questo rosa tenue che è praticamente il numero 5 Sweet as Candy, questo rosa qui, rosa baby, tenue, molto molto delicato, e questo colore qui che è un 48 My Love Diary, e questo color mattone, non ve lo so descrivere. Io adoro gli smalti gel della Essence, li trovo di qualità, hanno un pennellino meraviglioso, stende bene lo smalto, non lascia le rigline, veramente di questi ne basterebbe una sola passata e vedete il pennellino è piatto, molto ottimo, veramente ottimo, e costano tipo 1,95 euro e sono ottimi, ve li straconsiglio perché io li paragono sempre ai smalti effetto gel o di Deborah o di Pupa, che hanno dei costi un pochino più elevati e sono ottimi. Questi per 1,95 euro veramente sono pazzeschi, io li adoro, a volte li applico, faccio una sola passata, non applico il top coat, sono già lucidi alla prima passata, sono già coprenti alla prima passata, veramente straconsigliati. E ho due campioncini che ho adorato, che sono state le mie scoperte del periodo. Uno è questo balsamo qui volumizzante protettivo della Biofficina Toscana, che era sempre all'interno della Mystery Box. Questo balsamo l'ho amato dalla prima applicazione,
perché secondo me è uno dei balsami migliori che io abbia mai provato, perché lascia i capelli morbidissimi, facilmente districabili, ma con pochissimo, ne basta veramente una gocciolina ed è ottimo. Infatti ho già fatto un ordine e ho acquistato questo balsamo perché me ne sono innamorata subito. E poi questo gel qui, sempre trovato all'interno della mystery box, alla bava per il viso, alla bava di lumaca, ottimo. Anzi, ditemi voi se l'avete provato e come vi siete trovate, perché secondo me è un gel adattissimo per le pelli secche, disidratate, anche ora non so per in particolar modo per quale pelle va bene, però per la mia è andata benissimo, quindi non saprei, sto facendo un pensierino su questo gel perché veramente è stata una scoperta. E niente, questi erano i miei prodotti preferiti e scoperte del mese di gennaio. Fatemi sapere se voi li conoscete e come vi siete trovate. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio e a presto. Ciao!